Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Sapete che in questo periodo cade la giornata mondiale del gatto? A me stanno molto simpatici. E guardando YouTube ho scoperto che ci sono delle razze veramente strane. Non le avevo proprio mai viste. Quindi, attenzione, attenzione! Ora vi farò vedere le 10 razze di gatto più strane del mondo! Siete pronti? Numero 10. Al decimo posto c'è il famoso gatto senza pelo. Poverino, chissà come soffre il freddo. Comunque, anche se all'inizio può fare un po' impressione, sappiate che è un gatto molto affettuoso e coccolone e a cui non piace per niente stare da solo. Numero 9. Al nono posto c'è il Selkirk Rex. È il gatto pecora. Ha un pelo morbido morbido, ma tutto arruffato. Sembra che si sia fatto la permanente come faceva mia nonna. È bellissimo! Numero 8. All'ottavo posto c'è il Savannah. Sembra un po' un ghepardo. Mamma mia, sembra un ghepardo in miniatura. Eppure ha il carattere molto più simile a quello dei cani. Segue ovunque il suo padrone e gli piace andare al guinzaglio. Numero 7. Al settimo posto troviamo il Mao egiziano. Il gatto più antico del mondo. Esisteva già ai tempi delle piramidi. Però non è molto simpatico. Ama stare per i fatti suoi. Numero 6. Al sesto posto c'è il Japanese Bobtail. Sapete da cosa lo potete riconoscere? Ha la coda cortissima. Poverino. Numero 5. Al quinto posto c'è il gatto dell'isola di Man, che addirittura non ha praticamente la coda. Oh no! La mia c'è ancora? Ah, eccola qui la mia coda. Na 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 na, io la coda e tu no. Numero 4. Al quarto posto c'è il Devon Rex. Oh cavolo, ma questo è stranissimo. È riccio riccio, ha il collo lungo ed è magro. Ma mangi? Vuoi una caramella? Ah, caramelle. Attenzione, attenzione, siamo sul podio! Numero 3. Al terzo posto c'è il Bengala. Ma il Bengala non era un fuoco d'artificio? Vabbè, è anche un gatto. Ha il pelo tutto leopardato ed è molto selvatico. Numero 2. Al secondo posto troviamo il Maine Coon. È un gatto americano e pare sia un incrocio tra un gatto e un procione. E infatti può essere veramente grosso. Ah, ma non bisogna farsi spaventare, perché è molto buono. Sa anche miagolare in tanti modi diversi. Questo mi è veramente simpatico. E questo è il mio preferito. Miau! Numero 1! Al primo posto vince l'American Carl, che ha le orecchie rigirate all'indietro. Oh mamma, come sarei io con le orecchie girate? Ma ci sentirà bene? Oppure sentirà al contrario? Chissà come deve essere sentire al contrario. Facciamo una prova. Ma che figata, ragazzi! Vi è piaciuta la classifica dei gatti più strani? Fatemi sapere nei commenti qual è quello che vi piace di più. Ciao, alla prossima!